Oggi ti voglio raccontare un'altra avventura di Peter Coniglio in uno spettacolo invernale. Peter Coniglio, racconto d'inverno. Questo racconto è basato sulla storia del signor Todd, una delle opere meno note di Beatrix Potter. L'autrice la motivò così: ho scritto molte storie su persone per bene, ma questa volta ne scriverò una su due personaggi antipatici, Tommy Tasso e il signor Todd. Sotto le radici del più alto abete della foresta c'era una tana di sabbia dove viveva Peter Coniglio con la mamma e le sorelline. Un pomeriggio d'inverno la mamma mandò Peter a cercare legna per il fuoco. Mi raccomando, non ti allontanare troppo e fa attenzione al signor Todd, gli disse. Peter annuì e corse via. Tra gli alberi, Peter incontrò il cugino Benjamin a passeggio col padre, Benjamin il coniglio senior. Papà, posso aiutare Peter a raccogliere la legna? Chiese Benjamin. Va bene, rispose il padre, ma non allontanarti troppo. Pare che ci sia in giro il signor Todd. Inutile dire che né Peter né Benjamin diedero ascolto alle raccomandazioni. Presto furono nel fitto della foresta e videro altri coniglietti scivolare con la slitta giù dai pendii innevati. Deve essere divertente, disse Peter. Uniamoci a loro, disse Benjamin. Possiamo raccogliere la legna più tardi. Lanciarono palle di neve, fecero scivolate sul ghiaccio e sfrecciarono sulla slitta. La slitta prese un po' troppa velocità e Peter e Benjamin finirono su un cumulo di neve ai piedi della collina. Ehi, fate attenzione a dove andate! Era la voce antipatica di Tommy Tasso. Aveva un sacco sulla spalla con dentro qualcosa che si agitava furiosamente. Cosa c'è lì? Chiese Peter. Non sono affari vostri, conigli, replicò Tom Tasso. Fate attenzione a quella vecchia volpe del signor Todd. Peter e Benjamin stavano quasi per tornare indietro quando incontrarono la signora Topolina. Sembrava sconvolta. Signora Topolina, che le succede? I miei piccoli sono scomparsi, qualcuno me li ha portati via, rispose singhiozzando. Tommy Tasso! Gridarono insieme Peter e Benjamin. Ecco cosa teneva nel sacco, disse Benjamin. Non si preoccupi, signora Topolina, troveremo noi i suoi piccoli. Peter e Benjamin si affrettarono all'inseguimento di Tommy Tasso. Incontrarono due distinti signori. Avete per caso visto Tommy Tasso? Certo, stava discutendo con il gatto guardacaccia, disse uno. Ma state attenti, cari, disse l'altro. Tommy Tasso non è un pericolo per voi quanto il signor Todd. Noi non abbiamo paura di lui, fece Benjamin e se ne andò. Signor gatto, lei sa dove sia Tommy Tasso? Chiese Peter. Se fossi in voi non perderei il mio tempo, silenziò il gatto. È andato a casa sua laggiù, ma, disse il gatto, qualcuno vi segue. Peter e Benjamin si voltarono, ma non scorsero nessuno. Il sentiero era deserto e silenzioso sotto la neve. Peter e Benjamin si nascosero tra gli alberi, fuori dalla casa di Tommy Tasso, e si appostarono nel fitto sottobosco. Tommy era appena arrivato sulla porta, posò sul suolo gelato il sacco mentre infilava la chiave. Lì vicino il signor Todd arricciò il naso. Udiva dei movimenti e fiutava odore di coniglio. Era pronto a colpire. Pure Tommy Tasso sentiva dei frusci. Quegli stupidi conigli devono avermi seguito, pensò, e si preparò a piombare sulla preda. Con un grugnito, sia Tommy sia il signor Todd balzarono in avanti, ma invece di avventarsi su due spaventati coniglietti, si ritrovarono inaspettatamente faccia a faccia. Ci fu una grande zuffa. È meglio andarcene, sussurrò Peter. Lui e Benjamin ne approfittarono per filarsela con il sacco, tra cadute e scivoloni. Tommy Tasso e il signor Todd si guardarono storto. Attorno a loro mulinelli di vento e di neve. Osservarono in lontananza i coniglietti che fuggivano. Li abbiamo persi, constatò Tommy Tasso. È una notte molto fredda. Perché non entra da me per una bella birra di dente di leone? Il signor Todd fissò gli alberi diventati scuri. Sa, mi farebbe piacere.
E così i due vecchi nemici si strinsero la zampa e insieme entrarono nella tana di Tommy Tasso. I due coniglietti corsero senza fermarsi finché non giunsero dove la signora Topolina li stava aspettando. Aprirono il sacco e i topolini rotolarono fuori, un po' scossi, ma del tutto illesi. «Oh, come potrò mai ringraziarvi, siete stati così coraggiosi ad avventurarvi nel bosco! Deve essere stato spaventoso!» «Una cosa da nulla!» ansimò Peter. «Ora dobbiamo proprio tornare!» disse senza fiato Benjamin. «Mio padre andrà su tutte le furie e questo è davvero spaventoso!» I coniglietti corsero a perdifiato fino al grande abete. Due figure le attendevano sulla soglia della tana con aria preoccupata. «Peter, Benjamin, dove eravate finiti? E dov'è la legna per il fuoco che dovevate raccogliere?» le rimproverò Benjamin Coniglio Senior. La mamma era così contenta di rivedere i coniglietti che si dimenticò di essere arrabbiata. «Meno male, siete sani e salvi e non vi siete imbattuti nel signor Todd!» si rivolse poi a Benjamin Coniglio Senior dicendo: «È una notte tanto fredda, perché non vi fermate per una bella tazza di camomilla calda e una fetta del mio migliore plum cake?» Così i conigli entrarono in quella tana calda e accogliente e bevvero e risero raccontandosi storie finché non fu ora di andare a letto. E sopra di loro, nella notte, nella foresta ammantata di neve, il vento era calato e l'abete se ne stava alto, immobile e forte, e risplendeva nella luce argentata di quella magica notte d'inverno. Vediamo se riesco a farti vedere che meraviglia. L'abete sotto cui era costruita la tana di Peter Coniglio. Fine. Alla prossima storia. Ciao.